Pace a te, anche oggi siamo insieme e grazie siano rese al Signore. Prima che andiamo avanti vogliamo cantare un bel canto che è intitolato Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Se noi ci nutriamo ci sentiamo forti nello Spirito, ci sentiamo forti in tutti i sensi. Perché quando lo Spirito Santo agisce dentro di noi ci sentiamo bene anche con il corpo. Cantiamolo insieme. Alleluia.

Chiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328-873-7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Alleluia, prima che andiamo avanti vogliamo pregare che lo Spirito Santo guidi le nostre menti. È molto importante perché è invisibile agli occhi nostri lo Spirito Santo, ma dentro di noi fa qualcosa di speciale. Quando noi leggiamo, quando noi meditiamo, quando noi cantiamo, Egli dà il senso alle parole. Vi voglio spiegare, noi possiamo cantare tante canzoni che si conoscono, ne conosci tante, è vero. Però realmente ti strisciano, funzionano, ma non ne assorbi il significato. Le canzoni montane si cantano così, una volta erano passionali, quelle napole napoletane per esempio, e che si ci mettevano col cuore. Adesso si canta giusto per cantare. In, in materia di fede, nei, nei reparti spirituali del nostro cuore, lo Spirito Santo fa un'opera speciale. Quando tu dici la parola o pensi la parola, ti dà un concetto chiaro di quella parola quando è grande. È come se te la ingrandisse. Ti fa comprendere cosa vuole dire il Signore per mezzo di quella parola, di quel verso, di quella idea di quel sentimento che vivi dentro diventa vivo, diventa forte, perciò abbiamo bisogno. Abbiamo cantato per esempio Io posso, ti fa sentire che mentre lo canti tu puoi col Signore fare grandi cose, tutte quelle che sono nel piano della Sua volontà. Mentre lo canti ti fa sentire forte per affrontare una cosa dopo l'altra per completare l'opera che il Signore ti vuole far portare avanti. Come dire io posso, io posso, io posso, c'è cioè un io posso forte come un eco nel cuore che ti spinge a proseguire senza timore. Perciò è importante, ma tu li devi sperimentare. Se tu impari a cercare la presenza dello Spirito Santo su di te durante il percorso della giornata, quando ti svegli la notte, deve essere un esercizio continuo, un desiderio continuo. Sì, io, Signore, io voglio stare sempre ripieno dello Spirito Santo, voglio vivere sempre in un rapporto continuo con te, voglio mantenere sempre un filo di comunione con te, ecco questo desiderio. Ci sono dei credenti che fanno una mezz'oretta, dieci minuti, poi si dimenticano tutto, mezz'ora la settimana e si vanno, no, è come voler respirare solo la domenica, immagina. Solo la domenica fai una respirata, poi stai senza respirare tutta la settimana. Quanto tempo vivi? Zero, non vivi proprio. Preghiamo il Signore che ci guidi, ci aiuti, così sentiamo il cambiamento che porta lo Spirito Santo nella nostra vita. Preghiamo insieme, dai, chiudi gli occhi e con santa riverenza, rivolgi il tuo cuore verso il trono della grazia di Dio verso il Signore Gesù Cristo, invitando la sua presenza nella tua vita perché la sua presenza fluisce nella tua vita e nella mia vita per mezzo dello Spirito Santo. Alleluia. Signore, noi ti ringraziamo per quest'altra possibilità che ci dai di venire a te tutti insieme. Ti vogliamo benedire ti vogliamo dire grazie ed insieme ti chiediamo che lo spirito tuo santo avvolga le nostre menti soprattutto i nostri cuori nel nome di Gesù te lo chiediamo amen amen gloria al signore noi tutti abbiamo bisogno della fede molti pensano che sono solo le persone che vivono la loro vita spirituale, che hanno bisogno della fede. Ma in realtà non è così, perché il Signore ci ha fatto comprendere che la fede serve per tutto nella nostra vita. Senza la fede e la fede in Dio facciamo zero. Ci voglio portare un esempio. Perché gli Israeliti per occupare la terra promessa avevano bisogno di fede? Lì non si parla di cose spirituali, si parla di conquista di un territorio. Perché avevano bisogno della fede? E la fede in Dio o la fede di Dio. Perché chi la esercitava? Non si parla di battesimo di Spirito Santo, non si parla di effusione di Spirito Santo, si parla di fede per conquistare dei territori. Due per esempio che restarono. Io ti porto degli esempi pratici, in modo che tu forse... Non sei manco spiritualmente, pensi che la fede serve per gli altri. La, la fede serve per ognuno di noi, per avere risultati nella nostra vita. Perché Giosuè poté condurre 3 milioni di persone nella terra promessa? Per la fede. Ma non si parla di cose spirituali. Si parla di conquiste volute nel piano di Dio, ma perché Caleb, 45 anni dopo, le stesse montagne che Mosè gli aveva prospettato 45 anni prima, cominciò a combattere e conquistò 16 città. Grandi città fortificate. Che c'entra lo spirituale in queste cose? Erano battaglie per vincere e per conquistare territori. Ora, quando dico la fede è importante anche per la tua vita, se non sei una sorella spirituale, se non sei un fratello spirituale, Devi sapere che la fede è importante e quello che devi curare più di tutto, se vuoi avere veramente risultati nella tua vita, devi avere la fede, la fede di Dio. Perché così tu fai passi da gigante, se no stai sempre come una foglia sull'albero che sta per cadere, perché hai mille timori. La fede in Dio è quella che ti aiuta a portare avanti anche tutti gli affari tuoi. Sì, sì. Dio dirige i tuoi affari. Questo è bello. Indipendentemente dalla parte spirituale. Poi la parte spirituale ne parliamo, perché sono due cose che camminano insieme. È come prendere una calcolatrice che si chiude. E c'è una parte dove ci sono i tasti, c'è un'altra parte dove c'è il display. Non lo puoi staccare perché se lo stacchi è vero che si chiude, ma è vero che ci sono dei fili di comunicazione, come quei cellulari che si chiudevano prima. Sopra c'era dove scrivono i numeri, sotto c'erano dove scrivere i numeri. Sembravano staccati ma non erano staccati, erano collegati piccoli fili, ma quello li faceva funzionare. Così il nostro filo di fede per le cose naturali e per le cose spirituali vanno messe insieme. Non pensare che solo per diventare un uomo spirituale, una donna spirituale hai bisogno di fede. Tu hai bisogno di fede per vivere la tua vita quotidiana, la fede in Dio. Poi che bisogna curarla. Allora abbiamo tutte le direttive nella parola del Signore. Noi tutti abbiamo bisogno della fede. Guardiamo insieme in Esodo capitolo 34 verso 10, lo leggiamo insieme, segnati i versi così poi li vai a rileggere e rifletti e dici Signore fammi comprendere. Vuoi vedere che io non ho successo nella mia vita perché non ho fede. E che il Signore ti dia oggi la fede che tiri fuori da te quel gigante che Dio ha messo nella tua vita per avere successo nella tua vita quando tu poni la tua fede in Dio. Alleluia! La fede è qualcosa di grande ti dà vittoria prima che la vittoria arriva. Ti fa sentire che è già tuo quello che stai per arrivare. Ti fa sentire che già hai vinto quando vai a combattere. Esodo 34:10 Leggiamo insieme. Il Signore rispose: "Ecco, io faccio un patto. Farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie quali non sono mai state fatte su tutta la terra, né in alcuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi, vedrà l'opera del Signore. Non c'entra niente qui di cose spirituali. Dio sta dicendo che a partire da quel momento tre milioni di persone invaderanno. Tutta la terra promessa e sarà loro. Guardiamo nel verso 11. Tu hai bisogno di fede. Osserva quello che oggi ti comando. Ecco, io scaccerò davanti a te gli amorei, i cananei, gli ittiti, i ferezei, gli vei e i gebusei, o gebusei, come li vuoi chiamare. Erano popoli. Che Dio stava dicendo? Sono persone, non sono spiriti maligni, non sono forze malefiche, sono persone che Dio dice, se tu mi segui, questi li tolgo davanti. Non c'è niente di spirituale qua. C'è Dio che dice al popolo, io ti do un'eredità. È Dio che dice, come dire, io ti faccio costruire una bella casa, non ti faccio mancare nulla. Devi avere fede. Perciò abbiamo bisogno della fede. Qui vediamo come Dio ordina che per entrare nella terra promessa bisogna combattere e avere fede. Guardiamo nel verso 13. C'è da fare pulizia però, ma demolite i loro altari perché ci sono delle infezioni, frantumate le loro colonne perché sono piene di infezioni, abbattete i loro idoli perché sono infezioni. Ora, quando noi sappiamo che ci sono delle infezioni, come ci comportiamo? Il virus malefico che noi abbiamo ci dice che, Dobbiamo sgomberare alcune cose, lavarci le mani, perché ci sono delle infezioni. Per avere le vittorie, per avere la vittoria, è chiaro che se vogliamo l'assistenza di Dio nel nostro cammino, dobbiamo togliere quelle cose che sono contrarie alla nostra salute spirituale. Dobbiamo mettere la mascherina perché sennò no il virus ci attacca. Ci sono poi dei principi che dobbiamo seguire. La fede ci porta a conquistare. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Però se colui che mi fortifica mi dice o ti dice, ti dà la strategia da seguire, dice questa cosa, non ti fa bene se la lasci dov'è. Come dire... Se tu sulla strada lasci questo masso, quando arrivi con la macchina ci sbatti vicino e allora sarai un perdente, non sarai un vincitore. Dobbiamo seguire i consigli di colui che ci dà la vittoria. Lui ci dà la vittoria, ma ci dice come ci dobbiamo muovere. Ma d'altra parte, in qualsiasi parte del mondo andiamo, coloro che fanno delle gare, le gare, come se fosse la gara della nostra vita, tolgono gli ostacoli. Cosa ci dice il Signore? che lui ci aiuta a togliere gli ostacoli in modo che noi raggiungiamo rapidamente gli obiettivi che lui mette davanti a noi. O che gli obiettivi che noi sentiamo nel cuore che dobbiamo conquistare, le città che dobbiamo conquistare. Noi adesso non dobbiamo conquistare le città eh, fisicamente, il territorio. Dobbiamo conquistare le città con la parola del Signore. E beh, chi ci può fermare? È chiaro però che noi dobbiamo lasciarci condurre da chi vede gli ostacoli e ci dice qui c'è un ostacolo, qui c'è un ostacolo. Noi sgomberiamo gli ostacoli e arriviamo fino all'estremità della terra. Mentre si parla di conquista di territori, non si può non vedere che per avanzare nel naturale con Dio non possiamo escludere però la parte spirituale. E come non possiamo escludere l'invisibile dal visibile? Come non possiamo staccare il telefonino che si chiude? Ciò che si vede è ciò che si tocca. Perciò è importante. Possiamo avere vittorie su vittorie, ma dobbiamo obbedire nel togliere gli ostacoli che ci sono. Perché se lasciamo tutti gli ostacoli su una pista da corsa, come fa la macchina a correre? Chi ci dice che dobbiamo toglierli? Coloro che curano e che sanno più di noi, togli gli ostacoli, poi vedrai dove arrivi. Leggiamo cosa ci dice in Secondo Corinzi, capitolo 6, verso 14. Ci sono alcuni principi che li dobbiamo applicare nella nostra vita perché ci aiutano, come i principi che ci vengono dati dalle autorità sanitarie. Ci aiutano, così i principi che vengono dalla Parola del Signore, ci aiutano a proseguire più rapidamente. Non vi mettete con gli fedeli sotto un gioco che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E non dobbiamo essere indulgenti verso l'idolatria. Perché? Perché se noi torniamo un attimo indietro e guardiamo quando perdevano le battaglie gli israeliti, quando lasciavano gli intoppi che Dio aveva detto che dovevano sgomberare, tornavano perdenti, tornavano col cuore diventato come acqua, vuol dire preoccupati, Ecco, queste piccole cose noi li dobbiamo vedere e seguire perché se ci dà l'indicazione l'ufficio della sanità, che dobbiamo poi non ci dobbiamo lamentare se ci viene il virus perché noi siamo andati allo sbando, sono piccoli, piccoli insegnamenti che sono nella parola del Signore e noi li dobbiamo. Seguire e poi vediamo come si cammina. Perché lo stesso contenitore, eh, leggiamo nel verso 16, e non dobbiamo essere indulgenti verso l'idolatria che Dio ha detto che non gli va bene. E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio, abiderò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perché lo stesso contenitore che serve per le conquiste naturali serve come contenitore per le risorse spirituali. Guardiamo nel capitolo. 3 verso 16 della, della prima epistola, prima epistola, 3 16 di Corinzi, prima epistola, non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Guardiamo il verso 17. Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Ora noi è lo stesso contenitore che può, con le riserve che abbiamo, arrivare fino a destinazione. Ma è chiaro che se il contenitore non contiene ciò che Dio chiede, di conseguenza non abbiamo risultati né nella parte naturale né in quella spirituale, perché il nostro contenitore è un contenitore spirituale che dà forza al naturale, come quando mangi lo stomaco, lo nutri, ma ti dà forza e intelligenza, se no ti addormenti e cadi per strada, non cammini e non combatti, dormi. Sei un perdente. Dio ci parla chiaro nella sua parola. Come singoli siamo i contenitori del Dio vivente. Non possiamo mescolare roba morta con roba viva. Capito? Questo è importante. Come singoli siamo... Contenitori del Dio vivente, se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà Lui, non avremo successo perché? Perché Lui ci dice che quella impurità ostacola alle nostre forze di avanzare, come ostacola il virus che ci fa sentire abbattuti con la febbre non, non ce la facciamo e eh, ci devono intubare così la nostra vita spirituale. Quando nel nostro cuore c'è anche o prevale in molti casi l'idolatria sono due cose che non funzionano insieme. Dio lo ha detto, Dio lo dice. Noi siamo come singoli il tempio dell'Iddio vivente. Guardiamo come continua in Esodo, così abbiamo un quadro chiaro davanti a noi. Esodo 34:14. Tu non adorerai altro Dio se vuoi essere assistito da me in parole diverse. Se tu vuoi che io ti porti a destinazione. Se tu vuoi come abbiamo cantato, io posso ogni cosa, ma in colui che mi fortifica, il Signore dice: Se tu vuoi avere vittoria insieme con me, la tua fede in me e io con te faremo prodezze. Però devi scomperare il contenitore da quelle cose che sono un'abominazione per me, cioè che mi fanno rimettere quando cammino con te. Tu non adorerai, leggiamo insieme, tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il geloso, leggiamolo insieme, è un Dio geloso. Faglielo leggere alla sorella. Tu non ti inchinerai, non adorerai altro Dio. Perché il Signore, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Il Signore non vuole che condividiamo la nostra vita con Satana, dove ci sono legami satanici. Guardiamo nel verso 17, 34, 17. Questi piccoli principi ci aiutano ad avere... Successo straordinario nella nostra vita, nella nostra vita di successo naturale, non corriamo dietro al successo, è Dio che è il padrone che ci dà l'occasione di avere successo. Non ti farai dei di metallo fuso. Guardiamolo insieme, Esodo 34, 17. Eh cioè sono piccoli principi fratello sorella sono piccoli principi che ci aiutano a fare la purificazione la sanificazione diremmo semplici cioè se ci dobbiamo astenere da bere da mangiare dove c'è un infettato con il virus e poi stiamo male basta evitare semplici non ci vuole un'arte un di scienza, non dobbiamo fare un'università speciale. Se quel contenitore è infettato, la sanità ci dice: non, 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 non te ne approfittare perché ti attecchisce lo stesso virus. Mm. Vedi, questa volta l'ammonizione sui trattati internazionali, perché la legge del popolo di Israele, la legge teocratica, non aveva un re, hanno voluto il re, ma Dio ha fatto lui le leggi per quel popolo, perciò funzionava. Questa volta la munizione sui trattati internazionali conteneva un avvertimento esplicito circa la facilità con cui l'idolatria poteva insinuarsi in mezzo al popolo. Gli inviti, Apparentemente innocenti a unirsi alle feste pagane come espressione di buon vicinato, eh, pare brutto, sembra male. Facciamo? Ah, non so. O i matrimoni misti avrebbero richiesto il riconoscimento delle divinità che c'erano e che non erano secondo Dio, erano strumenti infettati da Satana. La futura storia di Israele dimostrò l'urgenza di questi avvenimenti e i disastri conseguenti alla disubbidienza del popolo. Quando avanzavano e portavano la sconfitta, andavano per vedere, avevano lasciato piccole cose. Che Dio aveva detto di non lasciare. Cosa ci vuole per prendere il coronavirus oggi? Basta toccare dove ha toccato un infetto e fatto. Così sono le cose spirituali, fratello, sorella. Poi non avanzi perché quello ti trattiene, infetta la tua anima, infetta i tuoi sentimenti, infetta il tuo cammino offusca il tuo, la tua vista e blocca l'avanzata, blocca la fede. La fede viene toccata da quel virus e ti crea il timore e non avanzi. Semplice. Signore, aiutaci. Dio ha già fatto un tracciato per comprendere. Dove ha fatto questo tracciato Dio per noi, per farci comprendere? Sappiamo che Faraone è un'immagine perfetta di Satana, di come si comportava con il suo popolo. Faraone è una simbologia di Satana, come si comporta con noi. Cosa dice Dio? a Mosè che deve dire a Faraone per essere completamente liberato. Così il Signore dice a noi che dobbiamo essere completamente liberati senza lasciare nulla di Faraone nella nostra vita. Adesso lo guardiamo insieme. Eh? Leggiamo insieme in Esodo capitolo 5 verso 3 dove comincia l'operazione di liberazione. Come comincia per loro, comincia per ognuno di noi, per te e per me, perché il Signore si abbassa lungo il cammino della nostra vita, arriva un momento, ha sentito, ha visto la nostra difficoltà e scende per liberarci e comincia l'operazione. Essi dissero, il Dio degli ebrei si è presentato a noi. Lasciaci andare per tre giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore, nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste o con la spada. Ora, 5-3 guardiamo insieme cosa è successo. Dopo il rifiuto del faraone, i portavoci ripeterono la richiesta in modo particolareggiato e aggiunsero che gli israeliti correvano il rischio di incorrere nel giudizio divino se non avessero ubbidito al loro Dio che li aveva chiamati e li stava chiamando tramite Mosè. Ora, con l'espressione. Eh, ma il faraone lo considerò un espediente per ridurre le ore di lavoro forzato. Il nemico pensa sempre diverso. A noi dobbiamo pensare, come pensa Dio, che ci dà le giuste direttive. Guardiamo come continua nel capitolo 6, verso 2. Dio parlò a Mosè e gli disse, io sono il Signore. Dio parlò a Mosè e gli ricordò le promesse fatte ai patriarchi. Di nuovo l'elemento focale del patto era la terra di Canaan perché quella aveva promesso Dio ad Abramo. Come le promesse che ha fatto a noi, non è il Canaan dove ci vive Israele, ma è la Canaan celeste, è un buon andamento sul pianeta Terra mentre camminiamo con lui. Ora, l'aveva concessa ai loro discendenti per decreto divino. Dio ci ha promesso di restare l'eternità con lui, nel cielo, con lui. Per decreto divino, la stessa cosa. È un parallelo. La menzione del patto significava ovviamente il commiato dall'Egitto, cioè lasciare la schiavitù per cominciare a camminare con Dio. Io sono il Signore, cosa vuole dire Dio? Cosa vuole dire a noi questa mattina? Io sono il Signore, cioè era lo stesso Dio eterno che era stato nel passato con i patriarchi, Yahweh, nulla era mutato in lui, né nel patto né nelle promesse. Queste sono le promesse di Dio per noi. La differenza è che noi non dobbiamo conquistare la terra promessa, quella che si tocca ma la terra promessa dell'eternità insieme con lui, che lui ci fa spazio sul pianeta, terra mentre viviamo e ci trasferisce con lui quando ce ne andiamo, promesse che Dio non viene meno, perché lo vediamo, Dio non viene meno, Dio ci propone, ci fa vedere la parte storica per dire come sono stato fedele. E ho fatto le cose impossibili, così io sarò fedele con te, così sarà fedele con me, per continuare il nostro cammino, ma insieme con lui. Alleluia. Guardiamo in 8.28 come continua questo piccolo film. Che bello. Come doveva fare Dio per farci comprendere, se non attraverso... Una parte storica che parla al nostro cuore, che è simbolica per farci comprendere le cose spirituali. Guarda, guardiamo Faraone, guardano sempre sotto il profilo di Satana con noi, Faraone con quel popolo. Eh? Allora il Faraone disse: Io vi lascerò andare perché offriate sacrifici al Signore vostro Dio nel deserto, soltanto non andate troppo lontano, pregate per me. Aveva capito qualcosa di Dio, ma non si era convinto che era Dio. Che bello, Signore grazie. 8.28, lo leggiamo insieme e guardiamo cosa succede. pregate per me, una richiesta concisa che non voleva però soltanto per lui, ma anche per l'annullamento della piaga che gli era successo, come già aveva fatto in concomitanza della seconda. Diciamo che qui aveva detto vi lascerò andare, la prima dichiarazione mostra che la decisione di allontanarsi per non meno di tre giorni di cammino dal confine egiziano, non era negoziabile. La seconda rivela che il faraone cercava di mantenere la decisione del viaggio e del sacrificio sotto il suo controllo, per non doverla considerare una risposta all'ordine di Dio al suo popolo. Cioè, lui Voleva continuare ad avere il controllo di questo popolo che doveva essere con, liberato per sempre. Il Signore, quando inizia un'opera nella tua vita, nella mia vita, ci vuole liberare per sempre. Per sempre. Il nemico dice. Fai un pezzettino, facciamo un po' a te, un po' a me. No, il Signore ci vuole liberare quando inizia nella tua vita. La liberazione vuole portare a destinazione fino alla fine. Quello che ci dice però, tu questo, 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 non te lo devi mangiare in parole diverse. Come dire, non ti mangia quello che è stato infettato, perché se tu muori pure tu guardiamo il verso 29 che ci aiuta ancora <coughs> vedi questa scena parte storica serve per noi perché Dio l'ha fatta scrivere questa è voluta dallo spirito santo perché lo spirito santo non è in una, una posizione così che si è messo Mosè per scrivere. No, la parola del Signore quando accadono i fatti, adesso lo sta dicendo a me che devo scrivere un libro, qua non appena mi ispira, però mi comincia già a accendere la luce. Per dire cosa? Per dire come il Signore mi ha portato avanti, come Dio ha diretto la mia vita. Perché lo Spirito Santo impone alcune cose. E guarda caso, mi ha mandato a casa proprio un fratello che è giornalista e che si è sentito par da parte del Signore per venire a casa mia per dire che il Signore mi ha detto che devi scrivere un libro. Vedi, il Signore è grande e potente, io non saprei scrivere un libro, però vedi il Signore come fa, come diceva con Mosè, io ho dato l'intelligenza a Tizio e Caio perché facciano tutti i lavori di artisti per il mio tempio, per il mio eh, tabernacolo. Dio ha tutto nelle mani, noi dobbiamo seguirlo. Leggiamo. Mosè disse, ecco, io esco dalla tua presenza, pregherò il Signore e domani le mosche si allontaneranno dal Faraone dai suoi servitori e dal suo popolo. Però il faraone non si faccia più beffe di noi, impedendo al popolo di andare a offrire sacrifici al Signore. Che bello, Signore. Grazie. Ti voglio fare una domanda, sorella. Ti piace questo modo di fare di Dio? Dio inculcava le risposte a faraone e a mosè davanti a Faraone, pur sapendo che pensava Faraone. Ma intanto egli dice, tu devi fare così. Quando tu passi dalla parte di Dio, Dio ti dà la sostanza necessaria della fede, che quando lui vuole fare e mette nella tua mente pensieri diversi, tu sei stabile. E dici però... Io devo servire il Signore. Tu devi servire il Signore, devi camminare col Signore, devi esercitare la fede nelle cose che ti dice e devi proseguire senza perderti d'animo. Perché se ti cominci a indebolire o cominci a patteggiare, di lasciare una cosa o no, dopo non sei mai padrone di te stesso. E il Signore non ti può aiutare se tu, se tu fai così. Guardiamo insieme il verso 29. Il Faraone non si faccia più beffe di noi. L'esortazione conclusiva di Mosè indica che le parole del sovrano erano menzogniere. Cioè voleva dire se tu mi togli le mosche, se tu mi togli questa cosa momentaneamente, ti lascio andare, ma poi sempre qua devi tornare. Hai capito come usa il diavolo con te? Queste qua, queste cose, Dio le ha scritte, ha voluto che siano scritte, per dire a me e a te stamattina, quando cominciamo a camminare con il Signore, non ci dobbiamo far beffeggiare da Satana. Dobbiamo essere rigidi, camminare. Signore, io sono passato dalla tua parte e voglio seguire te. Che bello, signore, grazie. Satana è ostile, ma il Signore ci dà dei segni. Guardiamo nel verso 32. Il Signore comincia a farti sentire nel cuore, quando tu apri il cuore a Lui, ti fa sentire che ci sono delle fermentazioni, ma delle risposte, dei segni che tu vedi che vengono da parte del Signore per esserti di aiuto. Là ti devi aggrappare per essere vittoriosa, per essere vittoriosa. Guardiamo insieme. Ma anche questa volta. Il faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il popolo, vedi? Hai capito che ti combina? Così fa con te. Ma chi comanda a casa tua? Comandi tu o comanda il diavolo? Tu con Dio hai la vittoria sempre, perciò il diavolo deve sapere che tu lasci tutto quello che è suo eh? e non c'è niente da fare più. Dobbiamo staccare tutto perché se no abbiamo comunione e tutte le volte ci arrotola e tutte le volte ci scompone, ho detto già un'altra volta, una volta vendettero una casa, erano due giovani, avevano, eh, uno vendette la casa, e due sposini se la comprarono, disse il proprietario, vi chiedo la cortesia, se mi fate la cortesia, se mi lasciate un chiodo, a casa vostra, magari nella stanza da letto, che quando voglio appenderci il cappello, perché dove sono non posso neppure appendere il cappello. E così si guardarono in faccia i due sposini che si dovevano sposare: diceva bene, un chiodo nella stanza da letto, cosa vuoi che sia, va bene, ce la compriamo la casa. Scate, ascolta bene. Quando si sposarono la sera, che andarono a letto, verso mezzanotte sono il campanello. Dice chi è? No, sentite, io mi sto ritirando. Se per cortesia posso appendere il cappello, alzati, scendi giù, apri la porta, prego venite, appoggiatevi il cappello. Quando la mattina volevano riposare, verso le 5, ma chi è? Sono io, per piacere se mi puoi aprire, che mi devo prendere il cappello. Allora io non mi voglio prolungare. Hai capito che vuol dire? Quel chiodo sembrava poco, sembrava una cosa da niente. Però a mezzanotte, quando era finita la festa, che dovevano dormire, lui era lì. Alle cinque, quando volevano riposare, peggio che andare di notte. Questi insegnamenti sono nella parola del Signore. Anche questa volta Faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il popolo. Guardiamo in 10:24, come continua? Questa è una scena che serve per te e per me, perché qui sta il senso delle nostre vittorie, qui sta il segreto della nostra vittoria in Cristo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Leggiamo il 10:24. Allora Faraone chiamò Mosè e disse andate, servite il Signore, rimangano soltanto le vostre greggi e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi. La quarta proposta di Faraone. Ma Mosè è il nostro esempio, perché Mosè è guidato da Dio. Ed è Mosè che parla da parte di Dio. È la quarta volta. Quando cominci a camminare con il Signore, sorelle, fratelli, quello non viene una volta, due, tre, manco quattro. Viene tutti i giorni. Leggiamo queste quattro volte come si, fa, come si muovono. La quarta proposta di Faraone. Leggiamo in 8:25. Il faraone chiamò Mosè e Aaron e disse andate, offrite i sacrifici al vostro Dio nel paese. Ma non li lasciò andare completamente. 8.28. Allora faraone disse, io vi lascerò andare perché offriate sacrifici al Signore vostro Dio nel deserto, soltanto non andate troppo lontano pregate per me guardiamo nel 10-11 ti piace sto film stamattina? è il film tuo come il diavolo vuole fare con te come vuole fare con me allora no leggiamo andate soltanto voi uomini e servite il Signore poiché questo è quello che volete e il faraone li cacciò dalla sua presenza Leggiamo nel verso capitolo 10, verso 24. Allora Faraone chiamò Mosè e disse andate servite il Signore, rimangano soltanto le vostre greggi e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi. Ma non lo fece. E leggiamo nel verso 26. Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi. Ecco la fermezza, caro Faraone. Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia. Alleluia, gloria a te, Signore. Perché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore, il nostro Dio. E noi, e noi non sapremo con quali vittime dovremmo servire il Signore finché non saremo giunti là. Alleluia! Alleluia! 10:26, guardiamo cosa ci dice. No. Dobbiamo cedere, non dobbiamo cedere a nulla. Guardiamo in Giovanni capitolo 7 verso 17. Perché noi molte volte abbiamo 7,17 7,17 Gloria a te, Signore. Noi certe volte abbiamo il dubbio di sapere, ma chissà il Signore che vuole, chissà che cosa. Io poi non capisco tanto, io non so tanto. Noi ci dobbiamo chiedere se vogliamo servire il Signore. La prima cosa ti devi chiedere, ma io voglio veramente servire il Signore? Io sono disposta a seguire il Signore? Sore, questa è la base che ti devi chiedere. Qui non parliamo di che religione sei, che setta, come dico io. Qui si tratta di chiedere a noi stessi, ma vogliamo veramente servire il Signore? Perché il Signore, guarda cosa dice qui, se uno vuole fare la volontà di Lui, la volontà di Dio, Conoscerà se questo insegnamento, questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Vedi, questi insegnamenti che tu ricevi da parole di vita, la mattina, la sera e durante il giorno, sono messaggi che vengono da parte del Signore. Ma la domanda è, ma tu veramente vuoi fare la volontà del Signore? Perché se tu la vuoi fare vedrai Dio dove ti porta, quale destino eterno e quale benedizione tu ricevi da Lui. 7, 17. Leggiamo insieme. Che bello Signore che sei. Il Signore ci ama. Se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà coloro che dedicano la propria vita a voler compiere la volontà di Dio. Saranno, saremo guidati alla conoscenza della Sua verità. Se noi vogliamo fare la volontà di Dio, il Signore ogni giorno ci dà quelle indicazioni che noi abbiamo bisogno. La verità di Dio viene autenticata dall'opera di insegnamento che continua a fare lo Spirito Santo nella tua vita o attraverso la parola che ti viene annunciata. La convinzione interiore te la dà lo Spirito Santo, ma nel momento che tu sei aperta allo Spirito Santo, che tu sei desideroso di camminare col Signore. Poi vedrai come il Signore ti libera, altro che faraone, altro che Satana, è Dio che prende in mano il tuo destino eterno quando cominci a camminare con lui. Alleluia. Continuiamo a leggere nel capitolo 10 verso 28 e 29 dell'Esodo. 10 28 e 29 Il faraone disse a Mosè: Vattene via da me. Guardati bene dal comparire ancora alla mia presenza, perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai. Frate, ascolta bene, Sore. Il diavolo ha il coraggio anche di minacciarti. Leggiamo prima il 28, fammi parlare con la sorella. Ascolta, qui Faraone non solo lo, lo, lo scaccia, ma gli promette la morte se torna un'altra volta. Satana è capace pure di minacciarsi. Ma tu non te ne devi proprio importare quando cominci a camminare con Dio. Sì, qualche volta ti dici: Io ti faccio questo, io ti faccio quello, ti distruggo la famiglia, ti faccio fare un incidente, ti faccio. Tutti quei pensieri alteriosi che mette dentro di te, te manco per la testa ti deve passare. Fa proprio così. Faraone disse a Mosè: Vattene via da me. Guardati bene dal comparire ancora alla mia presenza perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai. Guardiamo nel verso 29 cosa dice. Mosè rispose hai detto bene, io non comparirò più davanti a te. Leggiamolo insieme. Vattene via da me, morirai. L'ostinazione e la caparbietà del faraone giunsero al culmine quando improvvisamente concedò Mosè a Ronne minacciandoli di morte. Se ti minaccia il nemico non ha morta proprio, manco per la testa ti deve passare. Quello che è importante è che tu hai Gesù Cristo nel tuo cuore, lo adori, lo segui, lo servi, lo ami con tutto il cuore. Guardiamo nel verso 29. Non comparirò più davanti a te. Mosè fu d'accordo con il faraone, ma da un altro punto di vista. Tutti i negoziati e le richieste cessarono immediatamente. Mosè sarebbe di nuovo stato convocato alla presenza del faraone dopo la decima piaga, ma solo per sentirlo ammettere la propria sconfitta così è del diavolo e satana nella tua vita deve ammettere che è sconfitto quando lo spirito santo di dio con onde di benedizione si posano sopra di te allora vedrai tutto pulito nella tua mente nel tuo cuore nella tua casa nell'opera che tu fai nelle cose che tu fai nella tua azienda nella tua famiglia nella tua vita Guardiamo nel capitolo 12 verso 31. Che bello sto film, mi piace. Egli chiamò Mosè e Aronne di notte e disse, alzatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele, andate a servire il Signore come vi ha detto. Alzatevi, partite, andate a servire. Finalmente la risposta del faraone alla ripetuta richiesta, lascia andare il mio popolo, fu partite di mezzo al mio popolo, senza alcun tentativo di negoziare, ma con totale disponibilità, anche i sudditi, temendo altri morti incoraggiarono Israele a partire rapidamente, guardiamolo nel verso 33, Dio è grande, fratelli, sorelle, i sudditi di Faraone, che si riferisce ai diavoli, ai demoni, ai spiriti immondi, se Danas scappà, devono correre da te. Quando tu resti salda, sorella, quando resti saldo, frate, gli spiriti immondi non possono più restare dentro di te, i demoni non hanno più nessuna possibilità, ci provano sempre. Ma fuori nel nome di Gesù Cristo, Gesù dice voi li scaccerete, Alleluia. Voi li scaccerete, non, non dice li accarezzerete, gli direte. Voi li scaccerete perché il Signore ci ha dato ogni potere. Gli egiziani fecero pressione sul popolo per affrettare la sua partenza dal paese, perché dicevano qui moriamo tutti. <ride> Premendo sul popolo senza ulteriori indugi, guardiamo nel verso 39. Vuoi essere un cristiano vittorioso, fratello, sore Devi decidere a chi vuoi servire. Fecero cuocere la pasta che avevano portato dall'Egitto e ne fecero delle focacce azime perché la pasta non era lievitata. Cacciati dall'Egitto, non avevano potuto indugiare né prendere provviste. Cioè, perché mangiano il pane Azimo gli, gli ebrei? Perché gli, i, 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 tutti i sudditi di Faraone affrettarono la partenza che non permisero neppure che fosse lievitata la pasta per fare il pane, perché non li volevano vedere più li disgustavano fai disgustare a satana nella tua vita e nella tua casa resta perseverante mm. e vedrai la gloria di dio che si manifesta nella tua vita e nella tua casa all'inizio faraone aveva detto nel capitolo 5 verso 2 Guardiamolo insieme. Esodo 5,2. Sì, bravo. Ma il Faraone rispose Chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lo lascerò affatto andare. E non lascerò affatto andare Israele. Eh, adesso Fratello sore, quando cominciò, non sapeva chi era il Signore. Quando li dovette fare uscire, perché se siamo perseveranti, quando li dovette fare uscire, aveva capito chi era il Signore, aveva imparato la lezione. Non dobbiamo lasciare niente nelle mani di Satana. Noi dobbiamo liberarci da tutto quello che la parola del Signore ci dice che non deve restare nella nostra vita. Chiediamo al Signore e proseguiamo perché il Signore ha liberato 3 milioni di persone. Se ne ha liberato 3 milioni può liberare anche te, anche me. Possiamo andare avanti. Chi è adesso, lui lo sa. Lo sa chi è. C'è un solo metodo che noi dobbiamo usare. Quello di Davide. Leggiamolo insieme. In 2 Samuele 3,1. Che bella la parola del Signore, ci porta per la mano per camminare di vittoria in vittoria con il Signore. Fratello, è bella questa cosa. La guerra tra la casa di Saul, qui è un'altra cosa, un altro evento, e la casa di Davide fu lunga. Ma Davide si faceva sempre più forte, mentre la casa di Saul si indeboliva sempre di più, perché Davide si fortificava nel Signore. Alleluia! Hai capito? Leggiamolo insieme. La guerra fu lunga. Il conflitto fra Isboset e Davide non si risolse in una vittoria immediata. Non ti ferma, fratello, non ti fermava. Il graduale passaggio di poteri dalla casa di Saulo alla casa di Davide, nel verso 10, ma non lo leggiamo, durò almeno quanto il biennio, ci vollero un paio di anni, e forse anche un poco di più. Però Davide continuò da quanti anni stai combattendo sore frate quanti anni stai combattendo non ci dobbiamo fermare gloria al Signore spesso troviamo che si fortificava nel Signore quando è? si fortificava nel Signore e questo non lo possiamo fare noi dove dobbiamo andare dove siamo a casa nostra dove ci troviamo ci fortifichiamo nel Signore. Per noi c'è nell'Epistola agli Efesini, nel capitolo 6 verso 10, c'è come possiamo proseguire man mano che andiamo avanti. Si fortificava nel Signore per il naturale e per lo spirituale. Noi abbiamo tutte e due le cose bisogno. Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Questo dice a noi il Signore. Alleluia. C'è un bel canto che vogliamo cantare insieme, dice camminerò, 823, camminerò, camminerò nelle tue vie, Signore. Hai visto la strada com'è? Questa è la strada del successo, è la strada della fede. Noi tutti abbiamo bisogno della fede per il naturale e per lo spirituale e saremo vittoriosi con Cristo. Cantiamolo insieme. Chiedi i nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328-873-7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Alleluia, abbiamo capito bene questa mattina. O stai per cominciare, o sei ai primi passi, o sei a un chilometro o oh, sei arrivato a dieci chilometri, o sei quasi verso la fine. Quello che è importante è che manteniamo la nostra fede nel Signore, obbedienti alla Sua parola, e raggiungiamo la terra promessa. Tu forse non hai fatto il primo passo davanti al Signore, vuoi cominciare oggi, o ti senti che dove sei hai bisogno di un po' di rinforzo in più, però noi vogliamo dire Signore ancora oggi, Signore, io e la casa mia voglio servire te. Come nella sua vecchiaia, Giosuè, uno uomo di fede, alla fine quasi dei suoi giorni testimoniava ancora davanti a tutti i tre milioni, e forse erano di più, di israeliti, io e la casa mia. Serviremo all'Eterno. Vuoi deciderlo anche tu? Io lo voglio decidere. Preghiamo insieme. Voglio pregare con te che tu e la tua casa possiate servire il Signore. Se senti questo nel cuore, alza la tua mano e preghiamo insieme, il Signore. Signore, veniamo a te perché ancora oggi, per chi sta cominciando, chi sta facendo il primo passo e chi, Signore, con te. Non c'è opposizione che possa reggere perché tu sei il Signore e noi ti vogliamo benedire, ti voglio pregare per ogni fratello che alza la mano verso di te. Ci mettiamo insieme e diciamo insieme, Signore, io e la casa mia serviremo al Signore perché il Signore ci porta di vittoria in vittoria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto. Esodo 34, 10. Esodo 34, 13. Secondo Corinzi 6, 14. Secondo Corinzi 6, 16. Primo Corinzi 3, 16. Primo Corinzi 6, 19. Esodo 34, 14. 34 17, Esodo 5 3, Esodo 6 2, Esodo 8 28, Esodo 8 32, Esodo 10 24, Esodo 10 26, Esod Giovanni 7 17, Esodo 10 28 29, Esodo 12 31 secondo Samuele. 3, 1, Efesini 6, 10. Non abbiamo ancora finito, dobbiamo pregare per la nostra Italia perché con la preghiera, alleluia, la preghiera ci rende forti, ci dà forza e noi non ci fermiamo perché la preghiera manda nella nostra vita, porta nella nostra vita l'energia divina per continuare il cammino. Preghiamo insieme. Signore, ti presentiamo questa nostra Italia, opera, Signore, per amore del tuo nome. Ti presentiamo tutti coloro, Signore, che sono insieme con noi o che ascoltano la tua parola in ogni dove attraverso il satellite ed anche, Signore, attraverso altre piattaforme, forme che Portano la tua parola ora e quante volte verrà amministrata possa portare ricchezza spirituale nel nome di Gesù Cristo nei cuori di ognuno che l'ascolta, la digerisce e diventa nutrimento. Ed insieme come siamo, Signore, scaraventiamo questo virus maledetto nell'abisso insieme a tutte le forze di Satana. E i suoi av e nost e i e nostri avversari, sì, tutte le forze nemiche che cercano di ostacolare l'opera tua, nel nome di Gesù Cristo li scaraventiamo nell'abisso, ed insieme rilasciamo il Tuo divino potere che per lo Spirito Santo che soffia in lungo e in largo. Porti onde di benedizione su ogni mente, su ogni cuore, in ogni famiglia, dovunque la tua parola arriva, possano sentire le onde della benedizione dello Spirito tuo Santo che opera per la gloria di Gesù Cristo insieme ti diciamo venga il tuo regno con tutto il suo potere qui ed ora mentre siamo nella tua presenza ora e quante volte verrà ripetuta la tua parola in giro per il mondo insieme a tutti gli altri messaggi che tu ci fai rilasciare o ci hai fatto rilasciare che portano possano portare la freschezza dell'unzione della tua presenza in ogni cuore che si nutre della tua parola nel nome di Gesù Cristo. Ti preghiamo di restare con noi in questo giorno nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio piacendo, ci vediamo questa sera per il culto di adorazione alle ore 20. Ed insieme preghiamo il Signore che ci dia una parola che ci aiuta e ci costruisce, sì. Perché Dio solo può fare questo per lo Spirito Santo nella tua vita. Avvicinati al Signore, prendi sante decisioni di volerlo servire e camminare con Lui, prega per noi, sostieneci nella preghiera e se senti nel cuore di sostenerci anche finanziariamente. Per portare avanti questa opera, così come lo Spirito Santo ti guida, se ricevi benedizione, questa è la conferma che questa è un'opera di Dio. Perciò questa ti basta come conferma nel cuore, perciò quello che tu fai, lo fai per l'avanzamento dell'opera di Dio, e tu lo offri a Dio stesso, per così dire che attraverso le nostre mani, Allarghiamo il raggio per portare la sua parola fino all'estremità della terra. Ci vediamo questa sera. Pace e Dio ti benedica.